Ben trovati gentili telespettatori dalla splendida cornice di Piazza Grande. Stiamo trasmettendo in diretta la 126esima edizione della Giostra del Saracino, quella dedicata al secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Dopo la pausa estiva torniamo a commentare la manifestazione più amata e più attesa dalla città di Arezzo. E allora saluto subito in cabina di commento qui in tribuna Enrico Donati, un saluto che mi accompagnerà ormai come consuetudine per il commento di questa 126esima edizione della Giostra, e un caro saluto anche a Roberto Parnetti, addetto stampa della Federazione Italiana Giochi Storici e membro della commissione tecnica della federazione, che dopo aver commentato in Piazza della Libertà l'estrazione delle carriere ci accompagnerà per la prima volta per il commento di questa giostra. E allora Roberto, per prima cosa mi rivolgo proprio a te per chiederti come si vive la giostra meglio dalle tribune, qui con noi a commentare appunto dalla piazza. Buonasera innanzitutto a tutti i telespettatori di Tele San Domenico, tra l'altro ringrazio per questa opportunità. Viverla qui dalla tribuna stampa è tutto un altro, altre sensazioni. Ovviamente in questo momento ero a sfilare per le strade, adesso sono qui all'ombra in una comoda sedia. Ovviamente dobbiamo aspettare poi l'inizio della giostra per vedere come sarà. Benissimo, intanto noi siamo felici di averti qui con noi. Enrico, settembre è tempo di giostra, si riparte appunto dopo la pausa estiva, quali sono i temi caldi? Un buon pomeriggio innanzitutto a te e ai nostri telespettatori, è vero Michele, da sempre settembre tempo di giostra. Il primo mese dell'anno a tinte autunnali saluta nel suo primo giorno la giostra del Saracino e anche noi insieme a tutti gli aretini salutiamo con entusiasmo lo svolgimento di questa 126esima edizione, e massimo tra un paio d'ore anche saluteremo il quartiere vincitore, l'unico cruccio per noi appassionati di giostre, che poi per parlare alla prossima edizione, la numero 127, bisognerà aspettare quasi 10 mesi, dato che per parlare ancora di giostre del Saracino bisognerà attendere il 21 giugno 2014. Però intanto concentriamoci sulla sfida di oggi. A proposito di appassionati di giostra, consentimi Michele di dare anche da parte del sottoscritto il benvenuto a Roberto Parnetti, che inizia quest'oggi la nostra collaborazione, la sua collaborazione con la nostra emittente dalla piazza, anche se poi durante tutto l'anno è stato ospite nei nostri contenitori rivolti alla giostra del Saracino, tutto quello che è al mondo che gira intorno proprio alla giostra, nella nostra emittente, proprio per parlare di temi caldi. E a proposito di temi caldi, diciamo che i temi appunto sono quelli che non si distinguono poi così tanto dalle passate edizioni, visto che gli esiti appunto delle ultime proprio lance, delle ultime giostre, hanno premiato almeno 4 volte nelle ultime 5 edizioni la giovane coppia di Porta Santo Spirito. Un trend positivo quello da parte del quartiere della Colombina, poi mi rivolgo su questo anche a Roberto che è un esperto del settore, che in passato ha avuto come precedente solo in Porta Crucifera negli anni 50 e a cavallo degli inizi degli anni 2000 e Porta Sant'Andrea nella prima metà degli anni 90. Quindi tornando ai temi, è facile dire Santo Spirito in caccia di un altro cappotto che bisserebbe quello clamoroso dello scorso anno, tutti gli altri a inseguire, con Porta Crucifera che deve riscattare una prova piuttosto opaca dei suoi giostratori nel giugno scorso, Sant'Andrea per cui un altro anno senza vittorie, vorrebbe dire 3 anni senza lance d'oro, e Porta del Foro il cui ultimo squillo risale al settembre 2007. Ecco Roberto, allora ti sollecito subito su questa analisi di Enrico, intanto se sei d'accordo, e in merito anche ai giostratori dei quartieri, ecco, se un eventuale insuccesso di Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea, che ripropongono appunto ormai nelle ultime edizioni le coppie consolidate Vannozzi, Farzetti e Vedovini, Cherici, appunto se continueranno ad essere comunque loro i giostratori su cui i due quartieri si affideranno. Ma sicuramente si sta parlando di giostratori che sono
dei veri e propri professionisti, i loro risultati lo stanno a testimoniare. Certo è che la mancanza della vittoria, specie per De Quartieri, e mi riferisco nella fattispecie per Sant'Andrea, abituato spesso, nelle ultime edizioni abituato spesso a vincere, sicuramente non ci viene fatta, diciamo, l'abitudine, pertanto anche Porta Crucifera stessa, un quartiere che non a caso guida l'albo d'oro delle vittorie della manifestazione, un quartiere che ha sempre vinto diverse edizioni ravvicinate, infatti anche prima Enrico ricordava di questo record, anche se è un po' datato, però sicuramente sono dei quartieri che attendono con trepidazione questa vittoria. Porta del Foro, le analisi sono anche per questo quartiere, diciamo, similari. È vero che Porta del Foro si presenta con la novità di questo Stefano Mammuccini, un giostratore esordiente che è entrato al posto di Enrico Giusti, tra l'altro un giostratore valido, un bravo giostratore che però per questa edizione o comunque per adesso ha dovuto interrompere il proprio rapporto con il quartiere giallo cremisi. Ecco, ricorderei, visto che stiamo parlando proprio di successi dei quartieri, anche proprio le vittorie, l'albo d'oro, diciamo, delle vittorie dei quartieri. Porta Crucifera, appunto, come ricordavamo, è in testa con 36 successi, poi segue Porta Sant'Andrea con 32, Porta Santo Spirito che si sta riportando sotto, appunto, con gli ultimi successi nelle ultime edizioni, con 30 lance d'oro, e Porta del Foro invece 26 successi. Porta del Foro che, per l'appunto, lo stiamo ricordando in questa telecronaca, è il quartiere che non vince da più tempo, dal 2007. Roberto. E se mi permetti, ricordiamo anche Rione Portabuggi, vincitore della prima edizione del 1931, anno fatidico per la nostra manifestazione, perché appunto è stata ripresa proprio in quell'anno, un'edizione anomala, anche perché erano in campo 5 rioni e Portaburgi vinse quell'edizione e poi fu soppresso. È vero, molto spesso viene dimenticata questa cosa, che è proprio le prime edizioni della giostra erano fatte dai quintieri, non dai quartieri come invece adesso. Mentre intanto stiamo vedendo sempre le immagini, le preziose immagini che ci regala la Team TV, appunto, con le tribune della giostra che stanno, della piazza, scusate, che stanno già iniziando a riempire, posti in piedi che invece sono già, vediamo, frequentati dai quartieristi che già fanno sentire la propria voce. Enrico, innanzitutto, ecco, abbiamo già detto i temi caldi, ma a proposito di Porta del Foro, arrivano appunto dal bastione di San Lorentino le novità più eclatanti fatte registrare dal mondo della giostra in queste 10 settimane che ci hanno separato dal Saracino del giugno scorso. Sì, della novità Mammuccini ne ha già parlato Roberto, ricordiamo appunto che Stefano Mammuccini fino a un paio d'anni fa giostrava per Porta del Foro, tra l'altro c'entrò anche, se non erro, un cappotto proprio nella provaccia del 2011. Vedremo allora in questo esordio quello che saprà fare, però appunto le novità in casa giallo cremisi non si sono fermate lì. Come direttore tecnico torna infatti Luca Veneri, vedremo appunto se questo cambio repentino in controtendenza rispetto a quanto accaduto nei mesi invernali, laddove a parte Santo Spirito all'interno dei quartieri era cambiato praticamente tutto, ma non i preparatori e le coppie di giostratori, saprà portare i risultati sperati per i Chimerotti. E sempre da casa giallo cremisi arriva la novità del giostratore donna, probabilmente più che di una decisione, una mossa che porterà la prima donna a tirare in piazza contro Buratto nei prossimi mesi, secondo me si tratta piuttosto di un fatto mediatico che è tra l'altro calamitato l'attenzione dei media anche stranieri, sia su Porta del Foro che sul mondo della giostra in generale, e questo credo che comunque sia un bene, seppur appunto inanellando appunto riguardo quelli che sono stati gli articoli su carta stampata e online che sono apparsi in queste settimane, qualche imprecisione come il chiamare i nostri amati quartieri Rione o Contrada.
Ecco, questo... altra novità, prego. Se mi consente, appunto l'istituzione di un premio per il miglior quartiere che sfila, che però sarà introdotto solo dal giugno 2014. Magari io lancio l'assist per te Michele e per Roberto, ci sarà modo appunto di approfondire la cosa durante il... lo svolgimento della giostra stessa, anche se si tratta più di una reintroduzione che di una novità, visto che questa era una consuetudine già in voga negli anni 50 che poi si era persa a cavallo degli anni 70 circa. E a proposito appunto di novità del 2014, anche questo un altro assist per voi. Speriamo che in vista della giostra numero 127 si possa annunciare un nuovo buratto, visto che gli automi attualmente esistenti ci hanno abituati in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi tempi, a fare le bizze. Ecco Enrico, hai già inserito un sacco di temi caldi per quanto riguarda l'edizione proprio di questa edizione di settembre della giostra del Saracino. Allora un commento lo chiedo anche a Roberto, sul visto che Enrico poco fa ha parlato appunto della Barbara Taiuti, quindi della donna che ha iniziato a provare, no, per Porta del Foro, senza dubbio un risalto mediatico questo suo primo esordio, diciamo, con il quartiere. Però oltre ad un'attenzione mediatica, anche la realizzazione di un sogno, ci spiegava lei, proprio perché è appassionata di cavalli e di giostra del Saracino in genere fin da quando era piccola, e poi del resto ha ottenuto dei risultati durante le prove, dei risultati non da poco comunque. Sì, ecco, tra l'altro Barbara ha effettuato il suo tiro nell'ultima giornata di prove, il venerdì, però ecco, vorrei precisare anche, poiché anche nella carta stampata ha ricordato che era la prima donna, in realtà non è la prima amazzone che si cimenta con il buratto, poiché una ventina di anni fa in piazza, durante appunto le prove della settimana, anche lì era la giostra di settembre, ci fu una francese, Maite Gazen, che era una amazzone del gruppo dei cavalieri francesi, che avevano sfidato pochi mesi prima il gruppo dei cavalieri di Arezzo nei tornei a cui appunto partecipa il sodalizio aretino capitanato da Mario Capacci. Mario Capacci in quell'occasione era ancora giostratore di Porta del Foro e lanciò questa idea, propose questa idea a questa francese, che appunto una sera calcò la lizza di Piazza Grande. Per venire invece a Barbara, sì, ovviamente per lei, l'ha ribadito, è un sogno, ovviamente è una amazzone esperta e sicuramente potrebbe essere anche una novità che potrebbe molto, cioè si dice in maniera condizionale, molto, sì, perché sì. La vedo dura che un giorno possa giostrare una donna, però non è mai detto, il regolamento non lo vieta. È chiaro che l'andare a impattare contro il buratto comporta determinate caratteristiche e comunque sta anche a testimoniare di quanto il quartiere di Porta del Foro si è, ha messo in risalto giovani cavalieri o comunque giostratori, poiché tra l'altro nella settimana delle prove il quartiere della Chimera è stato quello che ha accreditato più cavalieri in assoluto, sono stati infatti ben 8 i cavalieri accreditati dal quartiere, e anche questo è un dato che credo che sia la prima volta che un quartiere accredita così tanti giostratori. Ora, scusa Enrico, vorrei fare un'altra domanda a Roberto, visto che hai parlato di giostratori accreditati, fra i giostratori accreditati, a proposito di ricambio generazionale, poi quindi di quanto effettivamente la giostra del Saracino sia amata e colleghi alla fine anche le giovani generazioni, dei giostratori accreditati ci sono anche dei giovanissimi che si avvicinano ai quartieri. Sì, allora innanzitutto mi preme ricordare che sono stati degli esordienti anche a Porta Crucifera, ha mandato 2 giovanissimi, ma ci sono anche tanti altri ragazzotti, anche 12enni, che si stanno preparando per questa revocazione. Ovviamente per ora è solo un modo, diciamo, per avvicinarsi alla giostra, ma sicuramente la spinge questi ragazzi la passione per questa manifestazione, e sicuramente è un dato importante
e che testimonia di come la manifestazione stessa stia crescendo. Ovviamente ci vuole in primis una grande passione per i cavalli, questo splendido animale che è il cavallo, unito poi alla grande passione per la nostra splendida rievocazione storica. Enrico, la dedica della Lancia d'Oro, la dedica quindi di questa 126esima edizione, l'abbiamo ricordato all'inizio di telecronaca, è rivolta a Giuseppe Verdi, un grande della musica. Ha suscitato qualche polemica per aver omaggiato però un personaggio che ha fatto la storia d'Italia ma che non ha grandi riferimenti con la storia aretina. Ma se ne parlava proprio con Roberto domenica scorsa durante la cerimonia di estrazione delle lance e dell'ordine delle carriere per quest'oggi. Penso comunque che sia una questione di lana caprina. La menzione che quest'anno è riservata a Giuseppe Verdi non deve far dimenticare che l'unica e permanente dedica è quella, per quanto riguarda settembre, dedicata alla Madonna del Conforto, e anche quella a cui tengono veramente gli aretini. Poi diciamocelo chiaramente, ai quartieristi interessa solo portare in sede la lancia indipendentemente dal personaggio, dall'evento menzionato. Se poi la lancia è anche esteticamente bella e quella dell'edizione attuale mi sembra proprio bella, chiedo anche conforto su questo a Roberto che era 8 giorni fa presente in comune alla presentazione, tanto meglio. Da appassionati di calcio, da tifosi dell'Arezzo, vogliamo ricordare però che c'è stata l'iniziativa durante i mesi invernali del Comitato Orgoglio Amaranto che aveva chiesto proprio nei primi giorni dell'anno la dedica di una delle due lance di questo 2013 ai 90 anni di vita dell'Arezzo Calcio. Non se ne è fatta di niente, ma magari se ne riparlerà tra 10 anni in occasione del centenario del sodalizio Amaranto. Allora, io prima di passare la palla al balzo a Roberto, proprio per sentire anche qual è il suo commento sulla lancia, ricorderei anche come di consueto che la Lancia d'Oro è stata realizzata dall'intagliatore aretino Francesco Conti con la supervisione di Luca Berti, consulente storico dell'istituzione Giostra del Saracino, e il bozzetto è opera dell'artista Filippo Meligrana, vincitore del relativo concorso di idee. Già vincitore nel 2010 per la Lancia d'Oro dedicata all'Accademia Petrarca, si è aggiudicato il concorso per l'edizione di settembre 2013 e con il suo bozzetto ha voluto celebrare il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, sintetizzando in un unico studio l'arte e l'uomo. Uno spartito a rappresentare l'arte compositiva si avvolge intorno alla lancia riproducendo la nota immagine di Verdi, ritratto da Giovanni Boldini nella caratteristica posa con sciarpa e cilindro. Allora Roberto, appunto te che hai visto anche bene questa lancia da vicino, un commento, come ti sembra, ti piace? Sicuramente Francesco Conti, l'intagliatore, ha realizzato un'opera d'arte, non avevamo dubbi sul lavoro appunto di Francesco. Tra l'altro vi voglio ricordare anche una curiosità, poiché sopra la tuba che è stata appunto intagliata nella lancia, Francesco ha dipinto delle note musicali, quelli sono i passi del Va Pensiero, l'opera appunto scritta da Giuseppe Verdi, che poi con tutti gli altri appigli che ha realizzato appunto Francesco in questa lancia ricordano appunto questo personaggio. Io volevo anche ricordare, per entrare un po' anche in dati statistici, ricordavi di Filippo Meligrana, giustamente vincitore già nel 2010, giugno 2010, lancia vinta dal quartiere di Porta Sant'Andrea. Da quando è stato introdotto il concorso per la Lancia d'Oro, fino ad oggi c'era stato solamente un artista che aveva vinto 2 edizioni del concorso, è Giuliano Censini, che l'aveva vinto lo scorso anno a settembre e l'aveva vinto anche in alcuni anni passati. Le 2 edizioni furono entrambe vinte dal quartiere di Porta Santo Spirito. Adesso abbiamo un artista che per la seconda volta rivince questo concorso. Bene. E visto che Roberto stava parlando proprio di cabala e di numeri del primo settembre, rivolgo una domanda a te Enrico, perché vedo che hai preparato alcune statistiche. Ma sì, come al solito mi precede sempre Roberto su, mi brucia un pezzetto di risposta, però appunto, qualcos'altro naturalmente c'è. stiamo scherzando, si però vede che appunto siamo in diretta, non abbiamo preparato niente. Sì, sì. Allora, di primo settembre si è corso 8 volte, 4 volte ha vinto Sant'Andrea nel 57, nel 63, nel 68 e nel 91,
due volte Porta del Foro nel 74 e nell'85, due volte Santo Spirito nel 96 e nel 2002, che poi tra l'altro sono le ultime due volte che si è corso di primo settembre, mentre Porta Crucifera non ha mai vinto. E ricordiamo anche, magari Roberto se ne ricorda anche meglio di me, la vittoria del primo settembre 1996 di Santo Spirito, quella che ruppe il digiuno di 12 anni per il quartiere giallo-blu, che tra l'altro era la giostra dedicata alla Madonna del Conforto in un'epoca in cui non era ancora stata istituzionalizzata la dedica settembrina all'amata protettrice degli aretini. E dell'artista che ha realizzato il bozzetto, appunto, ne ha già parlato Roberto. Voglio ricordare che l'ordine delle carriere ricalca quello del settembre 2009, dopo che quello del giugno scorso, per un singolare scherzo del destino, aveva ricalcato appunto quello del giugno 2009. Questa volta, appunto, settembre 2013, lo stesso ordine del settembre 2009. Anche in quell'occasione vinse Porta Sant'Andrea. Ecco, intanto ci stiamo avvicinando verso il quinto colpo di mortaio, quindi verso l'ingresso del corteo storico, però proseguendo, visto che abbiamo parlato appunto delle statistiche riguardanti questa giostra, prima però abbiamo parlato anche di prove, Roberto, e a proposito di prova generale, quest'anno, in questa edizione di settembre, ad aggiudicarsela è stata il quartiere di Porta Crucifera, spezzando addirittura la lancia. Sì, venerdì sera si è svolta la prova generale, era la 38esima edizione di questa prova riservata ai cavalieri di riserva dei quattro quartieri. La prova generale è stata istituita nel 1995, in quell'edizione non fu portata a termine perché la pioggia interruppe appunto questa manifestazione. Il quartiere di Porta Crucifera ha vinto quest'ultima edizione grazie ai cavalieri Filippo Fardelli, che era in sella a Lughente de Campeda, e Andrea Vernaccini su Astuzia. Hanno totalizzato un totale di 9 punti, hanno vinto il piatto, perché appunto per la prova generale viene realizzato un piatto dedicato a un personaggio, comunque un avvenimento anche in questo caso che hanno riferimento con la città. In questo caso era dedicato a un grande maestro di campo degli anni 50, Guido Cinquini. Porta Crucifera, in questo albo d'oro possiamo dire della prova generale, ha ottenuto la sua 13esima vittoria. Segue Porta del Foro e Porta Sant'Andrea con 8 vittorie e Santo Spirito con 7 vittorie. Per Filippo Fardelli è il primo successo, tra l'altro ricordiamo che Filippo aveva esordito proprio a giugno di quest'anno, mentre per Andrea Vernaccini è la sua terza vittoria. Possiamo anche ricordare che durante questa prova generale abbiamo avuto l'esordio di un giovanissimo, Davide Parzi, del quartiere di Porta del Foro, che a livello di cavalieri che hanno corso la prova generale è il 36esimo giostratore appunto che corre perlomeno una prova generale. Possiamo anche ricordare che per la cronaca la prova è stata caratterizzata da punteggi piuttosto bassi, c'è stata anche la perdita di una lancia di Andrea Bernati, il cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito, che a giugno aveva colpito uno splendido 5. Andrea Bernati aveva colpito 4 ora venerdì scorso, ma purtroppo si è visto vanificare questo punteggio per la perdita della lancia. E poi, come ricordavi, l'ultima carriera, quella decisiva, quella corsa appunto da Andrea Vernaccini, che ha marcato un 3 ma ha spezzato la lancia raddoppiando pertanto il punteggio in 6, che uniti ai 3 del suo compagno di Filippo Fardelli ha portato questa vittoria a Porta Crucifera. Bene, così abbiamo introdotto anche un po' di numeri, un po' di statistiche proprio per avvicinarci ancora meglio all'entrata del corteo storico, che ormai avverrà veramente a minuti, e vediamo anche dalle immagini proprio la piazza. Thank you.
Eccoci tornati in collegamento, grazie alle immagini della Team TV abbiamo rivisto la benedizione ai quartieri appunto di Don Alvaro. Noi con TSD l'avevamo seguita anche in diretta e adesso c'è stato il quinto colpo di mortaio e quindi la giostra del Saracino sta veramente entrando nel vivo, Enrico. Eh sì, questa volta è tutto pronto veramente, non c'è più tempo per sparigliare le carte, quello che è stato fatto durante queste settimane sarà messo a frutto in pochi minuti, diciamo poche ore, perché tra qui e le 8 sicuramente conosceremo il vincitore della 126esima edizione della giostra del Saracino. E adesso sentiamo, Roberto, appunto belli i rumori della piazza con, eccoci, con l'entrata dell'Araldo Gianfrancesco Ghericoni, un personaggio che fa un po' la storia di questa giostra del Saracino. Sì, è una figura storica, e tra l'altro è stato annunciato da Andrea Biagiotti, che è il neo regista, è stato nominato a inizio di quest'anno nuovo coordinatore alla regia in sostituzione di Assuero Piraccini, che adesso è membro della magistratura. Gianfrancesco Ghericoni è una figura storica, ha raccontato tantissime edizioni della giostra, la sua voce ovviamente fa parte integrante di questa manifestazione. E insieme all'Araldo e al Palafreniere entrano adesso anche i dami e le dame e i paggi. Sottolineiamo, Michele, mentre appunto stanno entrando paggi e dame, ancora una volta l'importanza all'interno dei quartieri della presenza femminile. Appunto, tempo addietro ci sono state proprio polemiche anche su questa presenza che stiamo vedendo sfilare qui in Piazza Grande, anche se a mio parere non sbaglia del tutto chi storce il naso nel vedere nel corteggio appunto le damigelle andare al paggio, al passo. Ecco, e sono quattro per l'appunto per ogni quartiere: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito. E poi annunciata dall'Araldo Ghericoni, e la vediamo sapientemente inquadrata appunto dalle telecamere da Team TV, la magistratura con Sandra Nocciolini, magistrato donna, unico magistrato donna e unico magistrato confermato rispetto alla formazione degli anni passati, no Roberto? Sì, tra l'altro vorrei ricordare che il primo magistrato è Marco Dioni e gli altri componenti della magistratura, oltre appunto Alessandra Nocciolini e Assuero Piraccini, cui vi dicevo prima, abbiamo anche Antonio Bonacci, Giuseppe Caroti, Abramo Guerra, Marcello Lazzari, Alberto Melis e Leone Provenzal. Ed ecco che fa il suo ingresso in piazza il rettore del quartiere Porta del Foro, Sandro Sganappa. Segue il rettore del quartiere di Porta Sant'Andrea, Maurizio Carboni, che ha al suo attivo tre vittorie della giostra del Saracino. Ecco, entrano per l'appunto nell'ordine con il quale sono stati estratti. Ora il rettore del quartiere di Porta Santo Spirito, Ezio Gori. Ezio Gori, che ha al suo attivo quattro vittorie, ed ecco ora anche l'ultimo rettore, Luca Bicchi, per il quartiere di Porta Crucifera. E adesso ci apprestiamo, dopo l'entrata per l'appunto dei rettori dei quartieri, ad entrare nel vivo di un po' di quella che è, diciamo, la bellezza anche estetica della giostra del Saracino, preparata proprio in ogni minimo dettaglio, e prima di assistere proprio alla competizione per l'appunto c'è spazio anche per
i grandi sbandieratori sui quali, Roberto, ti sei preparato. Eccoli annunciati adesso proprio dall'Araldo. Ecco, abbiamo sentito anche il suono delle chiarine, il rullo dei tamburi, in questo momento le bandiere che stanno colorando la piazza. È un'esibizione particolare quella di questo pomeriggio, poiché l'Associazione Sbandieratori di Arezzo festeggia quest'anno il 50° anniversario della prima esecuzione della schermaglia, avvenuta nel 1963 a Copenaghen. Ricordiamo che il gruppo Sbandieratori è il primo ad essersi costituito in Italia nel 1960 e nella trasferta di Copenaghen del 63 fu ideata questa prima evoluzione, questa schermaglia. La schermaglia, dopo i primi anni di applicazione della formula coreografica collettiva che era stata appunto introdotta nelle evoluzioni dei sbandieratori, che aveva poi permesso l'affermazione degli stessi in ogni manifestazione dove erano stati chiamati ad esibirsi, emerse l'orientamento di introdurre anche temi legati alla tradizione popolare delle ballate, delle romanze e dei duelli messi in atto con spade, coltelli, picche e lance. Fu ideata appunto questa schermaglia, tra l'altro mi piace ricordare che in questa edizione vedremo anche i due grandissimi sbandieratori, Imparati e Salvadori, che appunto daranno prova di questa esibizione. Voglio ricordare che appunto in questa 126esima edizione della giostra gli sbandieratori intendono offrire al pubblico di Piazza Grande uno spettacolo particolare anche per quanto riguarda questo anniversario di questi 50 anni dalla schermaglia. È iniziato il saggio collettivo, la grande squadra così chiamata, con tutti gli alfieri. Ovviamente tutti i movimenti eseguiti dai sbandieratori sono stati ideati dal direttore tecnico, che è Stefano Giorgini. Bene, qui direi che possiamo lasciare spazio ai suoni e alle bellissime immagini che ci provengono proprio da Piazza Grande.
Ed ecco che in questo momento, dopo che la grande squadra ha terminato la sua prova, salutata da un grandissimo applauso della piazza, fa il suo ingresso in piazza un piccolo drappello, possiamo dire, del gruppo, dove vediamo con le due bandiere i due storici sbandieratori che in questo caso fungono da padrini, ovvero Andrea Imparati e Luigi Salvadori, esecutori storici di questa schermaglia ideata appunto dai nostri Alfieri. In costumi d'epoca, tra l'altro. Sempre uniche queste esibizioni degli sbandieratori, come vedete, che ci danno veramente il lustro di questa associazione che rende grande Arezzo, non solo qui nella città, nella sua città, ma appunto, come stavamo ricordando, in tutto il mondo, giusto Enrico? È un bel biglietto da visita da spendere per la nostra città in giro per il mondo, anche se io lo ricordo sempre, i nostri sbandieratori non disdegnano di andare anche in provincia a portare le loro bandiere e i loro colori. E vorrei spendere anche due parole proprio per quei componenti del gruppo che sono proprio inquadrati in questo momento, i musici degli sbandieratori della giostra, che con le loro note appunto colorano le esibizioni degli sbandieratori stessi. E proprio i musici, il gruppo musici della giostra del Saracino, adesso sono stati annunciati per l'ingresso
in piazza dall'Araldo Gianfrancesco Chericoni, musici che fra l'altro si sono esibiti in un bellissimo concerto che ha raccolto veramente grande partecipazione in Piazza Grande proprio lo scorso giovedì, giusto Roberto? Sì, è stato veramente uno spettacolo bellissimo quello del gruppo musici, hanno riproposto il loro concerto dopo alcuni anni. È stata veramente un'emozione essere in piazza e sentire le loro note, così come un'emozione sentire l'ingresso qui in piazza di oggi pomeriggio. E allora ascoltiamolo insieme. '58 gli anni di vita del gruppo musici della giostra del Saracino, che presenta un lavaro, 11 tamburi e 36 chiarine. E tra poco a seguire il gruppo musici entreranno poi il cancelliere e i famigli del Saracino, prima proprio dell'entrata, dell'ingresso in piazza dei quartieri. Io volevo ricordare un'altra cosa rispetto all'esibizione che hanno effettuato il gruppo musici, poiché in questa esibizione hanno rispolverato anche i vecchi costumi, è stata anche un'occasione unica per vedere appunto i costumi degli anni 50. Anche perché ricordiamo il bello della giostra è anche questo, proprio sono anche i costumi che sono sempre riproposti in maniera estremamente fedele e accurata da parte degli organizzatori di questa manifestazione grande ad Arezzo, ma grande possiamo dire a livello nazionale, a livello anche internazionale, proprio perché lo voglio ricordare, la giostra del Saracino, però aspettiamo un attimo, prima sentiamo l'Araldo. Stiamo entrando nel vivo. Stiamo entrando nel vivo della giostra, sì, Roberto. E allora l'ingresso come primo quartiere, che tirerà anche contro Buratto, è per Porta del Foro, l'emblema di Cremisi alla chimera di Arezzo rivoltata, il motto Tria Capita Una Mens, i colori giallo Cremisi, le casate di città, i grinti di Catenaia, i sassoli tarlati di Pietramala e gli Ubertini, le casate del contado invece i cattani della Chiassa e i contiguidi di Romena, il protettore sono i santi Lorentino e Piergentino, il giornale periodico è Lancia in Resta. E dicevo prima, per completare appunto il discorso, giostra famosa sempre più anche a livello internazionale,
Noi la stiamo regalando tramite il nostro sito web, sul sito www.tsdtv.it/live, anche in inglese, grazie alla collaborazione con la sede retina della University of Oklahoma. Del rettore di Porta del Foro ne abbiamo parlato, Sandro Sganappa. Poi tra poco vedremo anche l'ingresso, insieme appunto a tutti i cavalieri di casata, del capitano Dario Tamarindi. Ecco, infatti, fare il suo ingresso in piazza, salutato anche dai quartieristi che hanno questo striscione nei posti in piedi, il quartiere di Porta Sant'Andrea, l'emblema di verde alla croce di Sant'Andrea d'Argento, il motto Divus Andreas Superior Discedit, colore ovviamente il bianco e il verde. Le casate di città sono i Conti di Bivignano, i Quillichini, i Lambardi da Mammi e i Testi. Le casate del Contado, i Barbolani Conti di Montauto, i Marchesi del Monte Santa Maria, il Protettore Sant'Andrea Guasconi e il giornale periodico Il Bando. Annunciato dall'Araldo, entra il quartiere di Porta Santo Spirito, l'emblema d'azzurro al ponte di Tre Arche al Naturale, caricato al di sopra di quello centrale più alto da una lettera M cimata da una croce di nero e cimato da una cinta muraria con tre torri al naturale, sormontato dalla colomba dello Spirito Santo raggiante d'oro. Motto con antico ardore, i colori giallo azzurro, le casate di città, gli Albergotti, gli Azzi, i Camaiani e i Guasconi, le casate del Contado, Pazzi del Valdarno e Tolemei del Calcione, il Protettore è San Jacopo, il giornale periodico Il Bastione, il rettore che ha già fatto il suo ingresso in piazza è Ezio Gori, tra poco vedremo anche il capitano Marco Geppetti. Stiamo entrando veramente nel vivo di questa 126esima edizione della Giostra del Saracino. Anche l'immagine che viene offerta da Piazza Grande è meravigliosa, la cornice di colori, di suoni, le voci appunto proprio che provengono sia dalle tribune che dai posti in piedi, e tutti i quartieristi sono pronti veramente per la competizione che tra poco comincerà. Ecco, per Santo Spirito mi viene da pensare appunto, da vedere come il grande entusiasmo appunto che hanno riportato gli esiti appunto delle ultime giostre, ma ne parleremo tra poco. Entra per ultimo il quartiere di Porta Crucifera. Prima va completata per l'appunto l'entrata dei quartieri che con Porta Crucifera arriva appunto alla sua interezza. L'Araldo ha infatti chiamato in campo il quartiere rosso-verde di Porta Crucifera, l'emblema del primo di verde al monte di tre colli d'oro all'italiana cimato da una croce dello stesso, del secondo partito di rosso al campanile della pieve di Arezzo, finestrato di nero ed affiancato da due torri punte d'oro aperte, finestrate di nero.
il motto del quartiere Excelsior Crux Maior Gloria, i colori appunto il rosso e il verde, le casate di città, i Bacci, Bostoli, Brandaglia e i Pescioni, casate del Contado, Conte di Montedoglio e Nobili della Fagiola, il protettore San Martino, il giornale periodico Il Mazzafrusto, il rettore Luca Pichi ed il capitano Maurizio Fazzuoli, che farà ovviamente l'ingresso con i cavalieri di casata. Ecco, se posso riprendere il discorso interrotto poco fa per giustamente lasciare spazio all'ingresso della rappresentanza rosso-verde, quello che appunto mi è dato da vedere adesso durante l'ingresso dei figuranti è che rispetto appunto alle altre edizioni c'è sempre un progressivo aumento, e Roberto dimmi se sbaglio, di sostenitori giallo-blu. Di solito appunto quelli più caldi sono sempre quelli di sostenitori quartieristi di Porta Crucifera, però vedo che anche i giallo-blu appunto non scherzano su questo. Questa domanda perché la fai a me? Ma così a caso la posso fare anche a Michele. No, ovviamente è chiaro che le vittorie, e in questo caso tre vittorie consecutive, hanno portato tantissimo entusiasmo, ovviamente si vede in piazza, ma anche nelle attività del pre-giostra ai Bastioni è stato veramente centinaia e centinaia di persone sono stati al quartiere. Però a me mi piace anche ricordare che negli ultimi anni c'è stato veramente un aumento di partecipazioni in tutti i quartieri, perché, ma lo vediamo anche dalla settimana delle prove, fino a non tanti anni fa anche alla settimana delle prove venivano gli addetti ai lavori e poco più, invece anche quest'anno sin dal primo giorno ci sono stati tantissime persone, tantissimi giovani con il foulard al collo per vedere i propri beniamini. Ecco Enrico, allora adesso si entra veramente nel vivo perché stanno entrando i giostratori, i pallafrenieri dei vari quartieri. Inizia Porta del Foro con Daniele Gori. Sì, Daniele Gori, 31 anni, esordito nel 1999, vanta 5 vittorie su 19 giostre corse, corre su stella 6 anni, debuttante. Ecco, vediamo se abbiamo tempo, visto che abbiamo ricordato proprio la grande affluenza nei quartiere, in particolare Porta Santo Spirito con le ultime vittorie. Enrico, tu hai, non l'abbiamo ricordato, non abbiamo avuto tempo a inizio telecronaca, abbiamo fatto il consueto giro proprio per i vari quartieri con un giro di giostra per l'appunto, dove abbiamo raccontato sempre i preparativi, come effettivamente i diversi quartieri si avvicinano al momento di questa giostra. Sì, mi dai l'occasione anche di ringraziare la consueta gentilezza con cui tutti i quartieri ci hanno accolti, e tutti i protagonisti, tutti i quartieristi e anche tutta la dirigenza, nonché i giostratori che si sono prestati alle nostre interviste, magari anche in momenti poco opportuni, quali quelli appunto delle prove. Come appunto si sono prestati Daniele Gori, di cui abbiamo parlato ora, e come si è prestato anche Stefano Mammuccini, 36enne, esordiente, anche lui corre su un'altra stella, 13 anni, e debuttante anche Stefano Mammuccini, anche il cavallo stella. Giustamente tu nella telecronaca diretta da Piazza San Domenico hai fatto una domanda al capitano Dario Tamarindi, se appunto la concomitanza di nomi dei due cavalli stella appunto può essere un fatto ben augurante per il quartiere giallo cremisi, per cui la vittoria manca dal 2007. E adesso invece i giostratori di Porta Sant'Andrea dopo Porta del Foro. Certo, fa un effetto vedere Luca Veneri con il costume da lucco. Eh già, Luca Veneri, che appunto, come è stato ricordato, è il preparatore dei giostratori del quartiere della Chimera. Ecco, nel frattempo appunto ha fatto il suo ingresso Enrico Vedovini, 37enne, ha esordito nel 2001, vanta 7 vittorie su 26 giostre corse, corre su Peter Pan, 14 anni. E poi Stefano Cherici, che invece ha 35 anni, ha esordito nel 2004, vanta 6 vittorie su 19 giostre corse, corre su Pepito, 10 anni. Eccolo entrare in piazza proprio in questo momento.
Ecco che adesso dovrebbe fare il suo ingresso in piazza Elia Cicerchia. Prego Enrico. Elia Cicerchia è il più giovane del lotto dei giostratori, 21 anni, a discapito appunto della sua giovane età. Ricordiamo, per chi appunto non ne fosse a conoscenza, che ha vinto 3 lance su 3 giostre corse. Conferma appunto Baby Doll, il cavallo appunto che lo ha portato sempre appunto in queste ultime 3 giostre alla vittoria. Non so se la regia può far vedere le immagini che sono state accese dei fumogeni da parte dei sostenitori di Porta del Foro, una espressione insomma di tifo che non si addice certo a una rievocazione storica. Ecco, ci auguriamo veramente che vengo, anche perché possono creare sì. problemi. Ci auguriamo appunto che non ci siano problemi, ulteriori problemi. È entrato adesso Elia Cicerchia e subito dopo il suo compagno appunto Gianmaria Scortecci. Gianmaria Scortecci, 27enne, ha vinto anche lui tutte le 3 giostre corse, conferma anche lui Machine Gun. Machine Gun, un cavallo che mi piace ricordare ha avuto delle esperienze anche al Palio di Siena e è il primo cavallo appunto che ha calcato il tufo di Piazza del Campo e anche la lizza qui di Piazza Grande, ottenendo anche queste 3 vittorie. Ecco, nello speciale appunto su Porta del Foro ho fatto proprio una domanda di questo genere a Luca Veneri, che ha portato durante la tratta del Palio di alcuni anni fa Machine Gun a Siena, e questo mi consente inoltre appunto di ringraziare anche tutta la parte tecnica di TSD che ci ha supportato nella realizzazione delle trasmissioni. E per quanto riguarda le quote rosa, anche noi ringraziamo appunto Ioana Pandele, che è la nostra quota rosa per quanto riguarda il nuovo nostro ingresso per TSD, che ci ha aiutato appunto nella realizzazione degli speciali per la giostra stessa. E ringraziamo anche naturalmente Gianni Vucai e Rossano Corsi, che hanno effettuato il montaggio proprio degli speciali Un Giro di Giostra. Ecco, nel frattempo l'Araldo ha chiamato il primo giostratore di Porta Crucifera, che era Carlo Farzetti, 39enne, ha esordito nel 1998 e 7 successi su 32 giostre disputate, corre su Carlito Briganti, 12 anni, chiude Alessandro Vannozzi, 38enne, ha esordito nel 94 e vanta 10 successi su 40 giostre corse, corre su Miss, 13 anni. E se prima vi dicevo di Luca Veneri con il Lucco, in questo momento ha risalito la lizza Marco Filippetti con il Lucco rosso-verde. Marco Filippetti è il preparatore dei cavalieri del quartiere di Porta Crucifera. Marco Filippetti in arnese, ha scritto tantissime pagine di storia nella giostra e ha ottenuto diversi successi con il quartiere rosso-verde. Ed ecco che sta facendo il suo ingresso in Piazza Grande anche la Lancia d'Oro, come annunciato dall'Araldo, Gianfrancesco Chericoni, quindi il trofeo che verrà assegnato a chi vincerà questa 126esima edizione della giostra del Saracino. La Lancia di cui vi abbiamo già parlato prima, quindi dedicata a Giuseppe Verdi. Come vediamo proprio anche da questo bel primo piano, Luca Bizzarri, il valletto recante la Lancia d'Oro, lo stesso del giugno scorso, mentre invece il vessillifero è dedicata a Giuseppe Verdi in occasione del secondo centenario della nascita, e in suo onore il gruppo musici eseguirà ora la marcia trionfale della Ida. Ci apprestiamo naturalmente a sentire l'esibizione del gruppo musici Il Religioso Silenzio.
mettersi. Ecco, questo è stato un po' uno strappo alla regola, proprio perché Giuseppe Verdi appunto è il personaggio a cui è dedicata appunto la lancia, menzionata la lancia, in riferimento appunto all'artista, al musicista di Roncole di Busseto, e quindi questo omaggio regalato proprio dai musici. Si parlava appunto di Luca Bizzarri, il valletto recante la lancia, e mentre invece il vessillo appunto con l'emblema del cavallino inalberato è portato da Francesco Stocchi. Tra l'altro vorrei ricordare che la marcia della Ida, il gruppo musici, la suona sempre in cattedrale al quartiere vittorioso del Te Deum di ringraziamento, e questa è una delle prime volte che appunto la sentiamo suonare anche in piazza in giostra. Dei tarlati di Pietramala e dei grinti di Catenaio. Ecco, come si accennava poco fa, stava facendo il suo ingresso in piazza il capitano di Porta del Foro, Dario Tamarindi, insieme a tutti i cavalieri di casata. E a proposito di Porta del Foro, il quartiere di Porta Sant'Andrea. Roberto, tu che sei più vicino alle logge, mi stavi segnalando che c'è a cavallo Daniele Gori, sì, per cui sì, probabilmente sì. Infatti, sarà Daniele Gori ad aprire la sì, sfida. Infatti abbiamo visto qui sotto le logge, ora ci sono dei battibecchi, ma comunque abbiamo visto Daniele Gori già in sella, per cui probabilmente sarà il cavaliere che aprirà la piazza. Appunto Daniele Gori, per quanto riguarda il quartiere di Porta del Foro ovviamente. Ecco, nel frattempo hanno fatto il loro ingresso in piazza anche il capitano di Porta Sant'Andrea Luca Pichi e quello di Porta Santo Spirito Marco Geppetti. Ricordiamo tra l'altro che Luca Pichi, capitano di Porta Sant'Andrea, anche omonimo del rettore di Porta Crucifera, l'altro appunto Luca Pichi. Ecco, bisogna fare attenzione quindi a non confondersi, ma non è difficile ovviamente. E infine Maurizio Fazzuoli di Porta Crucifera insieme ai cavalieri di casata rossoverdi. Ovviamente qua nella zona delle logge vediamo con il costume da lucco anche i cavalieri che hanno corso anche la prova generale, vediamo Davide Parzi e Andrea Bonardi accanto al loro preparatore Luca Veneri, questo per quanto riguarda il quartiere di Porta del Foro. Vediamo anche Stefano Mammuccini a terra, pertanto possiamo confermare appunto che la giostra, la piazza sarà aperta probabilmente da Daniele Gori. E questa è già una prima notizia quindi che possiamo dare a chi ci segue da casa. Ecco, come reputi questa scelta all'interno del quartiere di Porta del Foro, Roberto? Stefano Mammuccini aveva dichiarato che voleva tirare per primo, non è stato esaudito, tocca a Daniele Gori. Evidentemente la scelta del direttivo, comunque del capitano Dario Tamarindi, sarà quella di probabilmente di effettuare un ottimo tiro. In questo caso mi riferisco ovviamente a un centro. Non più usate adesso errori, sentiamo Aure Cortesi, spingono Castro, il piede ai tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi, premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti, a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo, del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza, empio arrogante,
che Mertesol versi tartare i chiostri, un falso traditor volga le piante e del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo in fiamma il mio cor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai sal nuovo campo ascendi, sal tuo folle vantarsi all'opro uguali. Prendi pur l'asta e fra tuoi stragi apprendi l'armi di un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo i rataman piaghe mortali. Non più parole ormai, va a vendicarmi al campo, alla battaglia, alle armi, alle armi! Ecco, sempre favolosa la lettura della disfida di Buratto da parte dell'araldo Gianfrancesco Chericoni. Un applauso anche da parte di Piazza Grande. Vediamo quante frecce voleranno nel cielo della piazza, le frecce ovviamente scagliate dalle balestre. Eccole, adesso non tante, è vero, non ne abbiamo viste tante, ci siamo veramente, la piazza è al gran completo. Facciamo anche un applauso ai cavalieri di casata, ottimo schieramento, non c'è stato nessun tipo di problemi, alcuni movimenti abbiamo visto nella zona del pozzo di alcuni cavalli, ma sono stati prontamente gestiti dal cavaliere o anche dal palafreniere. Ecco, ricordiamo che anche il palafreniere è una figura importantissima, in particolar modo quando il cavaliere di casata entra in piazza. Poiché, e qui ve lo dico a ragion veduta, poiché anche quando io ho indossato il costume cavaliere casata, quando uno si mette l'elmo, il cimiero, praticamente anche la visuale rimane molto limitata e devi fare affidamento anche su un palafreniere esperto che possa magari saper gestire anche il cavallo se fa qualche scarto meno, anche perché, come abbiamo visto, i cavalieri casata devono avere anche la lancia in mano. In questo caso abbiamo visto ottimo comportamento di tutti i cavalieri che questa sera appunto hanno impersonificato le casate dei quartieri. Ecco, quindi necessaria l'esperienza proprio per gestire al meglio anche tutto il corteo storico, tutto l'inizio proprio di ciò che precede la giostra del Saracino. E allora direi, vediamo se abbiamo tempo, brevemente alcuni cenni storici sulle origini della manifestazione e altrettanto brevemente alcuni passaggi relativi alle modalità del suo svolgimento. Per gli aretini naturalmente che ci stanno seguendo si tratta di pura accademia, ma una rinfrescatina alla fine va sempre bene. Ecco, per coloro invece che di Arezzo non sono e ci stanno seguendo, questa breve spiegazione potrà servire a comprendere meglio proprio quelli che sono i momenti che stiamo per vivere e il significato delle immagini che stiamo per trasmettere. E allora, partendo dai riferimenti storici, diciamo subito che la giostra del Saracino è appunto un antico gioco cavalleresco praticato ad Arezzo fin dal Medioevo e caduto in disuso. Ma adesso mi fermo. Eseguiranno ora l'inno della giostra. Mi fermo perché doverosamente Arezzo. Dobbiamo ascoltare l'inno della giostra del Saracino eseguito dal gruppo musici. We'll be right back.
all'inizio della giostra, è un'emozione unica. Prima mi dicevi di quello che potevo provare io. Beh, io ti posso dire. Ci sono cose che rendono brillanti tutti i giorni. Piccole cose che a casa e al lavoro rendono la giornata straordinaria. Poi ci sono cose che non capitano tutti i giorni, ma ci fanno risparmiare per 12 mesi, come l'offerta gas più luce di Extra. Il prezzo rimane fisso e conveniente per un anno e in più hai 1000 ore di luce in regalo. Diventa cliente. È facile, comodo e sicuro. Extra, la vita si accende. Eccoci di nuovo in collegamento da Piazza Grande in diretta. Roberto, appunto, mi ricordavi prima le emozioni, dicevi appunto che si hanno ascoltando sia la disfida di Buratto che l'inno della giostra del Saracino. Sì, tra l'altro appunto dicevo che ecco, a questo punto è finita la parte coreografica, come dico spesso, perché abbiamo visto anche l'ingresso dei quartieri tutto a passo marziale. Tra l'altro ecco, dobbiamo fare anche qui un applauso, perché tutti i quartieri, io guardavo anche l'ingresso delle varie figure, hanno sfilato in maniera impeccabile, per cui anche in previsione del famoso premio, come ricordava Enrico, che dovrebbe essere istituito dal prossimo anno, sicuramente sarà un bel lavoro anche per chi dovrà andare a giudicare il miglior quartiere, anche se probabilmente questo premio sarà riferito non solo per l'entrata in piazza ma anche durante il corteo. Dicevo, è finita la parte coreografica, adesso inizia la parte prettamente agonistica. Infatti anche i quartieristi si spogliano da alcuni degli accessori dei vari costumi e adesso è giostra. È inquadrato proprio Daniele Gori, come si diceva poco fa. Un po' di consigli da parte di Luca Veneri, probabilmente sono i primi, li darà fino in fondo alla lizza, fino al pozzo, e poi appunto vedremo quale sarà l'esito della prova di Daniele Gori. Però appunto allora, abbiamo visto poco fa il maestro di campo che ha chiesto l'autorizzazione alla magistratura di correre giostra, Dario Bonini, ecco inquadrato appunto il maestro di campo, il suo vice Ferdinando Lisandrelli, e poi tra poco i capitani insieme appunto ai famigli e al cancelliere della magistratura andrà a provare appunto il Buratto. Abbiamo visto inquadrato proprio anche poco fa Daniele Gori, pronto per la sua carriera, la prima carriera di questa giostra del Saracino. Vediamo se riusciamo appunto a completare anche la spiegazione per tutti coloro appunto che non ci seguono da Arezzo, ma a volte anche per chi ci segue da Arezzo può essere utile, le modalità di svolgimento, soprattutto visto che tra poco inizierà proprio la prima carriera di Porta del Foro. Evidenziamo come la giostra si corra sotto il giudizio insindacabile della magistratura e agli ordini del magnifico maestro di campo che sovrintende allo svolgimento della manifestazione. Ogni quartiere partecipa alle carriere con due cavalli e due giostratori che sfidano a colpi di lancia la figura di Buratto, re delle Indie, un simulacro di metallo ruotante posto sopra un piedistallo di legno fissato per terra. Buratto, che porta nel braccio destro un mazzafrusto formato da pesanti palle di piombo rivestite di cuoio, mentre con il braccio sinistro tiene il tabellone contenente vari punteggi. Lo scopo dei due giostratori a disposizione di ciascun quartiere è quello di colpire con la lancia le parti del tabellone dove sono inseriti i punteggi più alti, ovvero il 4 e il 5, senza farsi colpire dal mazzafrusto, in quanto tale situazione comporterebbe una penalità. Lo vediamo inquadrato per l'appunto proprio adesso il Buratto, e abbiamo visto in evidenza anche il mazzafrusto. Il quartiere che alla fine delle due carriere totalizza il punteggio complessivo più alto viene decretato vincitore e premiato con la lancia d'oro, l'ambito trofeo della giostra. Ecco, il vice maestro di campo Lisandrelli ha provato il Buratto, non ci sono problemi, e l'Araldo ha chiamato in fondo alla lizza Daniele Gori, che è attualmente ancora presso il porticato, appunto le logge Vasari, in attesa appunto di entrare in piazza. Tra l'altro volevo anche ricordare che per quanto riguarda i cavalieri di casata, se fino a alcuni anni fa i cavalli venivano presi tutti a noleggio, ultimamente sono i cavalli che vengono utilizzati dai vari giostratori per, diciamo, anche
abituarsi al clima di piazza, per cui anche oggi abbiamo riconosciuto alcuni cavalli che hanno effettuato sia la prova generale venerdì sia comunque le prove durante la settimana. È un modo appunto per abituare questo magnifico animale, questo, il cavallo, al clima di Piazza Grande, perché ovviamente il catino di piazza è un qualcosa di incredibile, è un qualcosa anche di anomalo ovviamente per i cavalli stessi, per cui se è difficile trovare un cavallo ottimo per la giostra, bisogna appunto che i cavalieri provino e provino più soggetti per poi arrivare all'ottimale e andare a così creare il binomio, perché lo ricordiamo, in giostra è il binomio, ma l'80% sicuramente è il cavallo che conta. Ecco, sui tempi invece, a volte i tempi di attesa tra una carriera e l'altra, adesso stiamo per assistere alla prima per l'appunto e vediamo Daniele Gori che si sta preparando. Roberto, qual è la tua opinione? A volte ne abbiamo parlato qui in telecronaca, appunto, sono tempi di attesa secondo te troppo lunghi oppure rientrano un po' in quella che è la manifestazione della competizione? No, io francamente qui te lo dico anche perché ovviamente da appassionato di cavalli è chiaro che il cavallo ha anche i suoi tempi, per cui se anche si deve aspettare quei 5, 10 secondi, 20 secondi in più, non è sicuramente questo che va, secondo me, che va a allungare i tempi della nostra manifestazione. Perfetto, ormai ci dovremmo quasi essere. Vediamo sempre inquadrato Daniele Gori che ormai è pronto per effettuare la carriera per il quartiere di Porta del Foro e vediamo quale sarà il punteggio che riuscirà a centrare. Roberto, velocemente, sarà l'ultima volta che vediamo questo burattino in piazza? Ma no, io credo di no. Questa è una bella domanda, eh? Comunque uno su il burattino ovviamente avrà bisogno di opportune, non dico modifiche, perché già Scartoni, che è quello che poi il travigletto dottore del burattino, ultimamente si è praticato tantissimo, ha fatto alcune bizze durante la settimana, ne ha spese anche di Andrea Bennati, cavaliere di Santo Spirito, durante il martedì, infatti poi Bennati alla prova generale ha perso la lancia anche perché soffriva ancora del dolore alla mano, ma ecco che il maestro di campo ha dato il suo via abbassando lo scettro di comando, pertanto a breve inizierà la carriera di Daniele Gori e apprestiamoci allora a seguirla insieme, la prima carriera di questa giostra del Saracino. Abbiamo il cavallo di Daniele Gori che sembra pronto, eccolo adesso, partito Daniele Gori, impatto adesso con il buratto e aspettiamo naturalmente quello che sarà il responso della giuria per aspettiamo il replay, il però punteggio. Non sembra un gran punteggio, no, vero Roberto? No. Questa diciamo è la prima impressione, no, assolutamente, qui dalla tribuna del commento, però naturalmente a me pare due, ora vediamo il replay, però naturalmente aspettiamo di capire meglio. Sì, è andato basso, probabilmente è finito nella zona del 2. Ecco, se fosse questo il punteggio non sarebbe certamente un buon inizio quello per il quartiere di Porta del Foro. È andata a cercare naturalmente il centro, ma ha impattato appunto in quella zona a cavallo proprio tra il centro, il 4 e due zone in cui è segnato il 2, per cui io rimango della mia prima impressione, però stiamo vedendo già il bigliettino passato al cancelliere, per cui tra pochissimo avremo il responso. No, non vediamo, ci ha messo... vediamo sì. Questo momento, non so se le telecamere possono quadrare, che Dario Tamarindi, il capitano del quartiere Porta del Foro, sta confabulando in maniera anche piuttosto accesa, protestando con il maestro di campo. Ci sono anche due lucchi del quartiere Giallo Cremisi. Invece la giuria ci ha messo poco a esprimere il suo verdetto, vediamo. Mentre vi possiamo dire che il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti
Ecco la conferma delle impressioni che appunto stavamo commentando qui in tribuna insieme a Enrico e Roberto, è data adesso dall'Araldo Gianfrancesco Chericoni. Vediamo anche i figuranti di Porta del Forno, mentre attenzione perché stanno protestando, sono arrivati nella zona, inizia già a crearsi una situazione complessa in piazza, campo, una situazione che non vorremmo vedere. Ecco, proteste da parte dei figuranti di Porta del Forno, ecco adesso inquadrati dalla regia di Team TV. Le proteste con l'intervento delle forze dell'ordine che stanno cercando di riportare la calma tra i figuranti di Porta del Forno che invece sono decisamente accesi nella protesta. Mentre vi posso dire che per Porta Sant'Andrea già a cavallo Stefano Chierici. Stefano Chierici quindi pronto per il quartiere di Porta Sant'Andrea per la seconda carriera. Una scelta che spariglia la decisione del giugno scorso per Porta Sant'Andrea, quartiere per il quale aveva corso Enrico Vedovini per primo. Ecco, vediamo che ancora il capitano Gaeta Marindi sta appunto discutendo col maestro di campo. Tra l'altro ricordiamo che solo lui può appunto dialogare con il maestro di campo. E Dario Tabaridi non sembra assolutamente d'accordo con le decisioni prese in piazza. Mentre comunque ci apprestiamo, adesso prosegue naturalmente la giostra, ci apprestiamo a seguire la carriera del quartiere di Porta Sant'Andrea. Certo, questo punteggio di Porta del Forno per quelli che sono appunto i risultati che abbiamo visto nelle ultime edizioni della giostra, edizioni che portano dei punteggi sempre più alti, quindi sul 4 e sul 5, non è decisamente un buon inizio per i giallocremisi. Di qui evidentemente anche la situazione di protesta che si è venuta a creare in piazza. Tra l'altro questa situazione già alla prima carriera fa alzare ulteriormente i gradi qui della piazza. Già alti non solo per il caldo climatico ma anche naturalmente per il coinvolgimento. Già, in effetti già alla prima carriera avere queste contestazioni ovviamente rendono ulteriormente infuocata questa 126esima edizione. E vediamo adesso, allora la curiosità aumenta anche per capire come proseguirà la competizione, naturalmente che rimane apertissima, non può essere che così dopo appena una carriera, quella di Porta del Forno. Mentre in questo momento sono passati qui nella zona delle logge i due giostratori di Porta Crucifera a terra, Alessandro Vannozzi e Carlo Farzetti. Ecco la situazione. Mentre, ecco, vi posso dire che per Porta Santo Spirito è già a cavallo Gian Maria Scortecci. E quindi di già si stanno scoprendo un po' le carte per quello che riguarda i vari quartieri. Tanto la situazione ancora non è stata del tutto risolta e sbrogliata, forse ora in questo momento si sta riportando la calma. Roberto, potrebbe essere un'attesa che penalizza il giostratore di Porta Sant'Andrea, magari sale la tensione o meno? No, assolutamente, Stefano è un cavaliere talmente esperto. Poi nella zona qua delle logge ancora non siamo entrati nel catino di piazza, per cui anche i suoni, le grida, gli urli arrivano in maniera molto ovattata, per cui non si sente il clima caldo che poi si avverte una volta entrate appunto qui in piazza, per cui la zona delle logge anche per i cavalli è una zona molto tranquilla, pertanto determinate situazioni non vanno a incidere minimamente sul cavaliere né sul cavallo. Infuriato comunque ancora Dario Tamarindi, poi avremo modo anche di sentire dalla sua voce quali sono le motivazioni per cui appunto c'è stata questa vibrata protesta da parte della rappresentanza dei quartieristi, o meglio delle
delle persone appunto che vestono i colori giallo cremisi qui in Piazza Grande. Sì, tra l'altro abbiamo notato che proprio il primo a muovere protesta era proprio il capitano Dario Tamarindi, evidentemente ha notato qualcosa di anomalo nella carriera appunto di Daniele. Mentre intanto vediamo invece Stefano Cherici molto la concentrazione proprio per la carriera, come ricordava Roberto appunto l'esperienza dei giostratori di Porta Sant'Andrea ormai confermati, anche intanto vediamo qualche bizza del cavallo che risente evidentemente anche del un po' dei fischi e delle polemiche, vedremo, che si stanno creando in piazza. Ecco queste cose non devono essere viste. Queste cose assolutamente le avevamo viste già all'inizio di questa manifestazione. Questo non può fare altro che aumentare. Però raccontiamolo perché la regia non lo sta mandando in onda. Sono stati tirati dei fumogeni, nella Lizza. Due fumogeni sono stati gettati appunto a inizio Lizza. E non fanno bene. La zona dove parte poi il cavaliere. Ancora tra l'altro sono accesi, per cui non dovrebbero essere spenti immediatamente. Questa è una situazione che, ripeto, non va bene. Non fa bene alla bellezza di questa manifestazione. Non solo per, come dicevo prima io, per una rievocazione storica, ma al di là anche per quanto riguarda i cavalli. Qui si vuole fare un disturbo al cavaliere, ma non va bene così. Ecco, ancora c'è un fumogeno acceso e non so cosa aspettano a spengerlo. Anche perché giustamente hai detto bene, Roberto, potrebbe essere di disturbo a Pepito. Che partito. Ora. Vediamo. Carriera di Stefano Cherici, esplode la piazza, l'esultanza del quartiere bianco-verde. Ma naturalmente c'è da aspettare, come sempre, il responso della giuria, l'esultanza per un punteggio che è sembrato netto. Con una certa sicurezza marcare il 5, ma aspettiamo naturalmente quello che sarà il responso. Abbiamo visto anche Enrico Vedovini che ha accompagnato Stefano al pozzo esultare, eccolo che in questo momento esulta a braccia alzate. Attendiamo il replay, ma tutto il popolo bianco-verde esultante. Il Bricica, come ecco il replay. Denominato il soprannome di questo cavaliere, Stefano Cherici, appunto detto Bricica. Direi che effettivamente non ci sono dubbi sul pomodoro centrato quasi in maniera perfetta da Stefano Cherici. Ecco, la volta scorsa Roberto, forse Pepito era andato un po' troppo veloce, questa volta Stefano è riuscito a condurlo fino al buratto con una velocità tale da poter centrare il punteggio grosso. Ma io ora, al di là della velocità, che poi si parla sempre di decimi di secondo, perché i tempi delle carriere si aggirano sempre sui 4 secondi e 50, 4 e 60, ricordiamo che a norma il di regolamento sentiamo l'araldo del quartiere di Porta Sant'Andrea, ha marcato punti 5 ed ecco il 5, esplode la piazza veramente per il punteggio realizzato da Porta Sant'Andrea, 5 punti a questo punto. Roberto, si accende anche la sfida, perché con il 5 di Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito che fa scendere, dicevamo prima, Gian Maria Scortecci. Che cosa cercherà? Allora, innanzitutto volevo ricordare appunto per gli amici non di Arezzo che il tempo massimo di percorrenza delle carriere è di 4 secondi 85. La linea di partenza è posta al pozzo, fino al buratto sono 48 metri e appunto il tempo massimo 4,85. Se un cavaliere oltrepassa questa soglia vengono penalizzati 2 punti dal punteggio eventualmente marcato. Un'ipotesi che non si è mai
evidenziata in giostra, ma è invece è venuta fuori in un paio di occasioni nella prova generale. Per venire alla domanda, è chiaro che il quartiere Porta Santo Spirito, ovviamente anche Gian Maria viene da una condizione di, tra virgolette, tranquillità, per ovviamente anche le tre vittorie conseguite. È chiaro che dovrà fare un tiro molto al centro, comunque molto vicino al centro, per andare a parare appunto Sant'Andrea, che con questo ottimo centro di fatto possiamo, non dico azzardare, però già ha messo quasi fuori un quartiere, Porta del Foro, perché appunto il 2 di Daniele Cori non lascia molte speranze appunto al quartiere della Chimera. Dicevo appunto che Gian Maria Scortecci sicuramente tenterà il centro, così come tra l'altro in prova ha dimostrato di saper fare, perché anche nell'ultimo giorno di prove, appunto venerdì, in tre tiri con machine gun per due volte ha spento il pomodoro, come si suol dire qui ad Arezzo, ovvero ha marcato il massimo punteggio, che è il 5. Ma eccolo Avicinarsi al polso, accompagnato da Martino Gianni, che è il preparatore del quartiere della Colombina. Martino Gianni, che può, i suoi collaboratori sono Emanuele Formelli e Maurizio Orlandi, appunto, che sono i preparatori del quartiere di Porta Santo Spirito. Speriamo ovviamente che non si verifichino ulteriori problemi, per il momento sembra di no. E si prepara Gian Maria Scortecci alla carriera per Porta Santo Spirito. Viene consegnata in questo momento la lancia, ecco il maestro di campo che dà adesso il via alla carriera. Ancora alcuni attimi di attesa prima della partenza della carriera di Gian Maria Scortecci. Sì, adesso parte. Parte in questo istante. Partito. Eccolo. Vediamo, c'è l'esultanza, mi sembra, del quartiere di Porta Santo Spirito. Naturalmente ci apprestiamo come sempre ad aspettare sì, sembrerebbe un gran bel punteggio anche questo. Ecco, un punteggio alto anche per Porta Santo Spirito, anche dall'esultanza soprattutto dei figuranti in piazza, abbiamo visto. Vediamo Gian Maria tornato adesso con Elia, i dirigenti ovviamente festeggiato. Vediamo il replay. Vediamo il replay adesso. Però da qui non siamo riusciti a vedere un granché. Sicuramente è un tiro molto più stretto rispetto a quelli che ha fatto anche nelle passate edizioni. È andato molto sul centro e dobbiamo solo attendere il responso di Araldo. Tra l'altro ancora i giudici stanno misurando il punteggio, sono chini tutti i giudici sul tavolo dove appunto viene posizionato il tabellone per la misurazione del punteggio. Abbiamo visto in piazza, c'è stata l'esultanza in tribuna un po' più timida, però senza dubbio la carriera di Gian Maria Scortecci è stata una bella carriera, appunto. Ecco, una curiosità, possiamo dire che nel tavolo della giuria hanno acceso anche la luce per inquadrare meglio il tabellone, per appunto effettuare le misurazioni del caso in maniera più precisa e decretare così il punteggio per il cavaliere di Porta Santo Spirito. Mentre già vediamo in sella Carlo Farsetti per Porta Crucifera, che andrà su Carlito Brigante. Ecco, andrà a chiudere per l'appunto il cerchio dei quartieri. E intanto stiamo vivendo questa trepidante attesa proprio per il punteggio del quartiere di Porta Santo Spirito, che ancora non è stato deciso, sembrerebbe.
C'è una discussione abbastanza animata, vediamo, in giuria. Ricordiamo che la giuria può stare a misurare il punteggio, non ha un tempo massimo per la misurazione, ovviamente, perché qui ne va anche delle sorti di un quartiere. È chiaro che quando si prolunga il tempo, evidentemente il punteggio non è netto come magari può sembrare al colpo d'occhio di quando, ecco, si vede la carriera in diretta. Sono ancora chini tutti e cinque giudici sul tavolo. Insomma, questo tiro di Gian Maria Scortecci ha dato un bel da fare, sta dando un bel da fare alla giuria. Ecco il biglietto, vediamo, ecco il biglietto passato ora al cancelliere, ed ora a breve l'Araldo annuncerà il punto. Tra l'altro, ecco, una particolarità riferita al cancelliere Mauro Viroli, che festeggia i suoi 50 anni di ingresso in piazza, poiché la prima volta ha esordito il 1° settembre 1963 come armigero del quartiere di Porta del Forno. E allora gli facciamo gli auguri. Ora siamo tutti curiosi, sentiamo. Del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 4. 4 punti per Gian Maria Scortecci. Questo il responso della giuria. Andiamo a rivedere il replay. Adesso torna alla carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera. Una decisione non semplice, in effetti. Evidentemente la giuria ha avuto il suo lavoro, perché abbiamo visto anche il replay l'impronta del gommino lasciato dalla lancia di Gian Maria Scortecci, che aveva coperto anche buona parte del 5. Evidentemente non è andata a toccare il circoletto interno del 5, perché ricordiamo il centro. All'interno del centro del 5 c'è un ulteriore cerchietto bianco. Una volta che il gommino della lancia va a toccare questo cerchietto, matematicamente è 5. Evidentemente in questo caso la giuria, appunto, ha decretato che, appunto, il punteggio era 4, e abbiamo visto anche i figuranti di Santo Spirito che hanno accolto sicuramente con un grande applauso il loro portacolore, perché ovviamente non è un punto da buttare via. Punteggio ovviamente sempre buono, che lascia il quartiere in gioco assolutamente. E comunque anche dalle immagini del replay abbiamo potuto comprendere meglio anche perché la giuria, appunto, ha dovuto effettuare proprio tutti gli esami del caso, appunto. Gian Maria Scortecci dovrà attendere eventualmente le prossime giostre per marcare il 5 in piazza. Questa volta c'è andato molto vicino. Ed ecco Carlo Farzetti, che viene accompagnato al polso da Marco Filippetti, accompagnato da qualche fischio Carlo Farzetti, ma anche dagli applausi chiaramente dei quartieristi che tifano per Porta Crucifera. Beh, dopo queste prime carriere, in particolare quelle di Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito, la giostra diventa veramente incandescente, grande l'attesa. Partito di già. Sembra un 2. È andato dalla parte qui abbiamo visto del 5, questo è un tiro netto. La carriera di Porta Crucifera è andato sul 2. Di Farzetti non è andata bene. La nostra impressione è anche supportata dallo sconforto dei quartieristi rosso-verde. Quindi si potrebbe profilare, qualora fosse confermato questo punteggio, nuovamente una sfida
fra Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito. Ma vediamo. Anche se poi bisogna ricordare che comunque in giostra tutto può succedere. In piazza vediamo soprattutto il quartiere di Porta Sant'Andrea, che per ora ha realizzato il massimo punteggio esultante. Hai detto bene te, Michele, però appunto dopo la prima... Il secondo... Che è successo? Il primo cavaliere. Un attimo di esitazione, sentiamo. Di Porta Crucifera ha marcato punti 2. Eh sì, confermato anche dall'Araldo. Il 2 di Porta Crucifera. E sembra appunto, dicevo Michele, che come avevi detto giustamente poco fa, la contesa adesso sia riservata come il giugno scorso a Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, anche se a giugno scorso dopo la prima tornata di tiri non c'era un divario così differente rispetto ad oggi. Però appunto la giostra ci ha anche insegnato che tutto può succedere fino all'ultimo, sì. Per cui aspettiamo. Diciamo che fin qui effettivamente i divari nei punteggi sono piuttosto netti, quelli che appunto fanno emergere Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito in vantaggio dopo la prima carriera, ma nella giostra può succedere di tutto e quindi aspettiamo la carriera di Porta del Foro. Avevano fatto un piccolo scherzo a Araldo, probabilmente dandogli il foglietto con il cavaliere della seconda carriera. Ecco, così spiegato la piccola esitazione avuta da Gianfrancesco Chiriconi. No, certamente ti posso dire, guarda, osservando anche i tabelloni, sono dei punteggi non ci siamo molto abituati nelle ultime edizioni, perché appunto, come diceva Enrico, c'è anche questo divario di due quartieri con due punti, è un divario che sembra veramente alto da colmare, però giustamente fino all'ultima carriera, e l'abbiamo avuto dimostrazione anche nella prova generale, fino all'ultima carriera tutto è possibile, e il bello anche della giostra è questo. Ecco, probabilmente con tutto il rispetto per Daniele Gori nessuno si sarebbe aspettato un tiro del genere da parte di Carlo Farzetti, che tra l'altro vissa una prova più che opaca del giugno scorso, però appunto quello che stupisce è come il giostratore sia andato così lontano dal centro. Ma sicuramente lui ci ha provato, perché anche quel tiro è il provare appunto a marcare il massimo centro. Ovviamente si parla anche questione di centimetri, di millimetri, scusate, e è andato oltre il centro, e purtroppo per lui appunto il punteggio marcato è alquanto modesto. Adesso si prepara Stefano Mammuccini per il quartiere di Porta del Foro. Sì, ecco, vediamo Stefano che ancora ha dato un'ultima occhiataccia al buratto. Una giostra d'esordio difficile, perché ovviamente è chiamato a tentare anche l'impresa. Quasi l'impossibile. Sì. Partito adesso. È un punteggio tra il 2 e il 4. Vediamo allora. Sì, anche questo sarà un punteggio da misurare, anche se beh, certo, qualsiasi sia il punteggio, o 4 o 2,
ovviamente decreterà l'uscita da questa edizione appunto del quartiere di Porta del Foro. Questo è il primo responso che possiamo già dare. Sì, serviva ben altro punteggio per rimanere in, a giocarsi per l'appunto serviva la lancia. Serviva sicuramente una lancia spezzata. Eh sì. È proprio a metà, guarda, nella riga che separa il 2 e il 4. Vediamo, questa volta la giuria non dovrebbe impiegare troppo tempo e infatti questa volta la giuria non ha acceso la lampada per controllare. Ecco il bigliettino, ecco. Mi hai dato il biglietto. Ecco, il biglietto arriva adesso. Per cui sicuramente un punteggio netto, nitido per quanto riguarda la misurazione effettuata. E adesso la sentiremo anche il punteggio dalla viva voce dell'Araldo, mentre vediamo inquadrato dalla regia Stefano Mammuccini. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4. 4 punti per Porta del Foro, che quindi si porta a 6. E ancora Roberto, in teoria il quartiere sarebbe... Giallo Premisi è ancora in corsa. Sarebbe in corsa. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea. Al momento appunto facendo il totale sarebbe davanti, però devono correre ancora tutti gli altri quartieri. Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera. L'unica possibilità appunto, l'unico lumicino appunto che potrebbe portare la vittoria a Porta del Foro è quella di un punteggio minimo per tutti gli altri quartieri. Ecco, noi magari possiamo annoverare il fatto che appunto Stefano Mammuccino nella sua carriera d'esordio ha marcato questo 4, pertanto una magra consolazione appunto per il cavaliere di Porta del Foro. Ma non ha disdegnato comunque. Un buon punteggio comunque, esatto, per lui. Tra l'altro in una condizione, come abbiamo ripetuto, non certamente facile. Non ideale effettivamente per il clima che si stava creando in piazza, ma per i punteggi soprattutto del quartiere. E adesso si stanno preparando appunto. Andiamo a vedere quale sarà il punteggio che riuscirà a realizzare Porta Sant'Andrea. Enrico Vidovini, che tra l'altro quest'anno ha fatto la sua prima apparizione in una giostra fuori dai confini appunto provinciali, perché ha partecipato alla giostra di Simone di Montisi. Abbiamo visto già a cavallo anche Elia Cicerchia, fra l'altro, insieme a Enrico Vedovini. Ecco, e adesso Vidovini accompagnato dal suo collega giocatore Stefano Terici. Stefano Cherici ha dato il via alla grande al quartiere di Porta Sant'Andrea con il 5. Vediamo che cosa riuscirà a fare Enrico Vedovini. Per lui 37 anni e 26 giostre corse, grande esperienza, 7 i successi e molti centri marcati. Partito. Parte adesso. Attenzione, vediamo, perché anche questo punteggio di Enrico Vedovini. Sì, ho avuto l'impressione nel 4 verticale. Sembrava anche la mia la stessa impressione. È andato probabilmente un po' sopra il 5, anche lui ovviamente. Sì. È l'impressione che hanno avuto, mi sa, anche i quartieristi di Sant'Andrea, che li vediamo sostanzialmente soddisfatti, perché comunque col 4 il totale di 9. Sì, sì, sì. È un 4 verticale. Sembrerebbe veramente un 4.
Vediamo, sicuramente dunque, vediamo. Un buon punteggio. Buon punteggio. Il quartiere Sant'Andrea andrebbe a 9 punti totali. E comunque a questo punto possiamo decretare l'uscita di scena di Porta del Foro anche per quest'anno e per questa giostra di settembre 2013. Sì, ovviamente a questo punto definitivamente Porta del Foro deve uscire ora dalla piazza. Ancora più ufficiale. Mentre vediamo qui nella zona delle logiche il capitano. Il Marco secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4. Ecco la conferma dall'Araldo, 4 punti per Porta Sant'Andrea e quindi adesso Porta Santo Spirito ha una bella incombenza, un'incombenza che se uno vede le ultime edizioni. Allora, i giostratori di Porta Sant'Andrea si sono alternati i punteggi rispetto alla giostra del giugno scorso. Vediamo appunto che cosa faranno quelli di Porta Santo Spirito, se appunto sapranno bissare quello che seppero fare a giugno scorso. Ecco, la giostra in questo momento crea grande attenzione e grande curiosità per quello che sarà il punteggio che riuscirà ad effettuare Elia Cicerchia. Vediamo il vice maestro di campo che sta raggiungendo la zona del pozzo con la lancia che poi consegnerà ad Elia Cicerchia, al cavaliere. E vediamo per l'appunto Elia Cicerchia adesso inquadrato per il quartiere di Porta Santo Spirito. Lui è uno che ha dimostrato appunto nelle ultime edizioni di avere decisamente il 5 alla portata. Vediamo. L'ha sempre marcato, per cui vediamo. Eccolo accompagnato come sempre da Martino Gianni. Elia in sella al grigio Baby Doll. E questa è la carriera che può farci capire veramente come proseguirà questa giostra. Pronto, Elia Cicerchia e parte adesso. Dovrebbe essere un 4. Abbiamo avuto l'impressione di un tiro molto stretto sul 5, tra il 4 e il 5, ovviamente un tiro che deve essere misurato attentamente dalla giuria. Sarebbe il primo errore per Elia Cicerchia se fosse confermato questo punteggio. È
ecco, in questo momento vediamo un abbraccio commovente veramente tra Gian Maria ed Elia. Sicuramente il punteggio che sarà assegnato al giocatore di Santo Spirito sarà determinante sì, per l'esito di questa giostra, che abbiamo visto non lascia troppi dubbi. Il punteggio di 4 sembrava piuttosto il bello di questa manifestazione. Ogni edizione è sempre diversa, ogni edizione regala mille sorprese, e anche in questo caso lo possiamo vedere anche da questi punteggi. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 4. 4 punti. E il cappotto quest'anno non ci sarà. E quindi rimane Porta Sant'Andrea in vantaggio. Il secondo cavaliere. A questo punto la lancia di Verdi sembra già aver preso la strada di Piazza San Giusto. Vediamo che cosa riuscirà a fare il quartiere di Porta Crocifera, che per vincere a questo punto ci sono 7 punti di differenza per pareggiare i punti di Sant'Andrea, per cui in questo caso c'è solo una soluzione, un'alternativa per il quartiere di Porta Crocifera. Per Alessandro Vannozzi un'impresa quasi disperata adesso, però ripeto, la giostra finché non finisce appunto può riservare qualsiasi tipo di sorpresa. Certo è che Porta Sant'Andrea ha impresso un'impronta particolarmente decisa. Adesso aspettiamo l'ultima carriera di Porta Crocifera, che verrà a corsa per l'appunto da Alessandro Vannozzi. Eccolo in questo momento che fa il suo ingresso nella lizza, sempre con Marco Filippetti. Un po' di problemi vedete al cavallo per Alessandro Vannozzi, adesso risolti. Famigli hanno caricato il buratto, è tutto pronto. Ecco, stando a quanto stiamo vedendo fin qui, non si profila quindi una giostra, eccolo, lunga. Vediamo, partito Vannozzi, vediamo però il tiro di Vannozzi. Niente, la lancia è integra. La lancia è integra e quindi questo basta per decretare la vittoria del sì, quartiere di Porta Sant'Andrea, che dunque spezza la fila di successi realizzata finora, fin qui, dal quartiere di Porta Santo Spirito, e porta la 33esima lancia d'oro al quartiere biancoverde. Aspettiamo di vedere anche il responso della... Sì, ovviamente qualsiasi punteggio, il responso però per l'appunto... qualsiasi punteggio non sarà sufficiente, e già i sostenitori, i quartieristi biancoverdi sono già sotto il palco della magistratura per ricevere la lancia d'oro, ma ovviamente
si deve aspettare l'ufficialità da parte dell'Araldo, che dovrà prima decretare ufficializzare il punteggio e quindi decretare il quartiere vincitore di questa giostra. Ecco, sarà dalla voce dell'Araldo quindi che sentiremo, come ricordavi te Roberto, già il popolo, il nome del quartiere vincente, già vediamo i biancoverdi sono scesi, stanno già contando le lance. È un'usanza questa di contare le lance conquistate in piazza, e in questo caso e vediamo che l'ha già addirittura. Effettivamente c'è il rettore Carboni che ha già la lancia d'oro, quando però ancora non è stato annunciato e ufficializzato. Lo vediamo proprio anche inquadrato, Maurizio Carboni con la lancia d'oro, ecco, in mano, ecco l'Araldo. Del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4. 4 punti, la conferma. Eccola la conferma dall'Araldo, esplode veramente la piazza di colori bianco-verdi. È spezzato anche un sortilegio che durava dal giugno del 2010. La cabala di cui parlavo poco fa ha portato bene ai colori bianco-verdi. Perché la cabala del realizzatore della lancia d'oro, come avevamo già detto in apertura di trasmissione, era successo con Giuliano Cenzini, due volte vincitore del concorso della lancia d'oro, e per due volte la lancia era stata vinta da Porta Santo Spirito. In questo caso Filippo Meligrane, la seconda volta che vince il concorso della lancia d'oro, e per la seconda volta la lancia finisce nella rastrelliera della sede di Piazza San Giusto di Porta Sant'Andrea. Ha portato decisamente bene la cavala dunque al quartiere di Porta Sant'Andrea, e noi ci apprestiamo, fra l'altro inizio già a ricordarlo, a seguire proprio tutti i momenti dei festeggiamenti del quartiere bianco-verde, fino proprio con anche il nostro Riccardo Ciccarelli. Giusto Enrico? Sì, sarà in Duomo per seguire il popolo bianco-verde festante di fronte a rendere omaggio alla Madonna del Conforto. Quindi non magari un salto ce lo facciamo anche noi, ecco, non smettete di seguirci, appunto continuate a rimanere sintonizzati sui nostri canali proprio per seguire tutti i festeggiamenti del quartiere di Porta Sant'Andrea. Festeggiamenti che proseguiranno, ecco, per nota, tutta la nota, notte sicuramente. Una nota di colore, scusate, ecco, vediamo in questo momento Enrico Vedovini che hanno messo una tuba con altri anche figuranti, hanno tirato fuori le tube, proprio forse a ricordare appunto la tuba che è stata scolpita nella lancia d'oro dedicata a Giuseppe Verdi. Vediamo, non so se le immagini, vediamo proprio Enrico Vedovini. Vediamo anche il replay in questo momento del 5. E in questo momento vengono sparati anche i colpi di mortaio che appunto annunciano alla città il quartiere vincitore. In questo caso saranno sparati due colpi di mortaio, perché Porta Sant'Andrea tirava per secondo. Come intanto abbiamo visto anche dalle immagini il replay delle carriere dei giostratori di Porta Sant'Andrea, prima quella di Stefano Cherici e poi quella di Enrico Vedovini, con il 5 e il 4 che hanno consegnato la lancia d'oro al quartiere bianco-verde. E Porta Sant'Andrea dice finalmente 33. Finalmente è arrivata la 33esima lancia d'oro. Chissà se è anche il nome, Enrico, quello Giuseppe Verdi, per l'appunto non abbia portato bene con il colore. Ancora scene di festeggiamenti che sicuramente proseguiranno per tutta la notte in Piazza San Giusto. Ecco, mi piace ricordare che con questo successo Enrico Vedovini sale a 8 vittorie nella classifica, nell'albo d'oro dei giostratori più vittorioso, mentre Stefano Cherici sale a 7 vittorie. Il più vincente per l'appunto con 15
sì, se ricordiamo sempre Tripoli Torrini. Rimane sempre appunto Tripoli Torrini, seguito da Donato Gallorini. Difficile riuscire a raggiungerlo. Per ora il più vicino è Alessandro Vannozzi, fermo a 10 vittorie. È la prima vittoria di Luca Bipi, anche se in realtà poi da vice capitano aveva vinto nel 2006, ma questa è quella che legittima il suo... Ecco, io guarda, volevo far notare un particolare, mentre giustamente il popolo bianco-verde sta esultante, tutti gli altri quartieri sono usciti, comunque in questo momento sta terminando di uscire anche il quartiere Porta Crocifera, stanno appunto uscendo dalla piazza, in ottimo ordine, diciamo, senza nessun tipo di problema. Questo è un momento anche magari di particolare, perché ovviamente per gli sconfitti ci può essere anche recriminazione e altro, per cui è anche facile magari alcune contestazioni, diciamo, per cui in questo momento invece è andato tutto normalmente. Adesso la piazza è un tripudio bianco-verde e giustamente il popolo di Sant'Andrea adesso festeggerà la propria lancia d'oro recandosi in cattedrale per il Tedeum. E lo ricordiamo ancora una volta, continueremo a seguire tutti i momenti, per l'appunto, tutti i momenti di questa giostra del Saracino. Tra l'altro voglio ricordare che al Tedeum, che appunto seguirà anche PSD, sentiremo suonare anche l'Alleluia, il motivetto ideato da Don Alvaro, che è alla sua dallo scorso 2012, appunto accompagna i figuranti in Duomo, e appunto il gruppo musici suonerà questo Alleluia per ringraziare della vittoria ottenuta. Ecco, facevi bene ricordare, Roberto, proprio come tutto si stia svolgendo nel massimo rispetto. Appunto anche in piazza non ci sono stati disordini alcuni che abbiamo visto sia all'inizio che durante lo svolgimento delle carriere, disordini però non hanno preoccupato e che per fortuna si sono risolti per il meglio. Noi iniziamo dunque con i ringraziamenti, almeno per quanto riguarda il nostro commento qui dalla piazza. Ringrazio Enrico Dorati e Roberto Parnetti per avermi accompagnato in questa telecronaca. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Continuate a seguirci, perché noi la nostra diretta continua su TSD con la giostra del Saracino. Grazie a te Michele, grazie a Roberto, l'appuntamento è tra pochissimo in cattedrale. Grazie a voi tutti. Ci sono cose che rendono brillanti tutti i giorni, piccole cose che a casa e al lavoro rendono la giornata straordinaria. Poi ci sono cose che non capitano tutti i giorni, ma ci fanno risparmiare per 12 mesi, come l'offerta gas più luce di Extra. Il prezzo rimane fisso e conveniente per un anno e in più hai 1000 ore di luce in regalo. Diventa cliente, è facile, comodo e sicuro. Extra, la vita si accende.